Eccoci di nuovo su Calamos, strumenti di scrittura, e oggi parliamo della Lamy, questa è la classica confezione carbonata in cartone della Lamy, e qui all'interno abbiamo la versione del 2020 della Lamy All Star 2020, denominata Tourmalite dal colore che è stato scelto quest'anno. Una penna in alluminio, è la versione della Safari praticamente in alluminio, a differenza dell'altra in materiale ABS, e come tutti gli anni viene proposta una versione, diciamo, di un colore diverso, commemorativo, quasi da collezione, è interessantissimo sicuramente per il prezzo, e quindi se si vuole iniziare una piccola collezione ricordando gli anni o anche solo per un ricordo particolare, questa è sicuramente la più abbordabile delle penne in edizioni limitate. Come tutte le Safari, anche queste All Star hanno qui la scritta Lamy, la clip, la classica clip delle Safari che le ha rese note. Il materiale appunto è l'alluminio. Sul cappuccio abbiamo la classica croce. E la penna ovviamente ha il cappuccio calzabile all'indietro e venduta in varie misure del pennino, che è estraibile dalla penna sfilandolo. È una penna a cartucce, e le cartucce sono proprietarie. Insieme alla penna sono state create anche l'inchiostro e le cartucce di questa edizione, quindi dell'inchiostro Tourmalite, e quest'anno in particolare è stato creato anche il quaderno dello stesso colore, quindi con questo elastico nel colore turmalite, la clip per tenere la penna, e qui le pagine sono colorate nel bordo. E è un quaderno Lamy con due segnalibri peraltro, e è molto molto bello per come è fatta anche la quadrettatura e anche la grammatura delle pagine. I segnalibri sono uno in turmalite e l'altro è giallo, molto molto carini. E alla fine del quaderno vi è anche una tasca. E queste sono le pagine in colore turmalite. È un bel quaderno, ovviamente quaderno, cartucce, inchiostro, viene tutto venduto separatamente, però il quaderno è veramente un bel quaderno per quest'anno. La penna è una penna molto leggera, una misura media, e io le trovo molto interessanti. Peraltro il prezzo è abbordabile, quindi se il colore dell'anno piacesse, è sicuramente interessante andare a prendere, diciamo, l'edizione limitata piuttosto che l'edizione di serie. E questo materiale tipo alluminio, credo che possa essere, una volta che lo si portasse in giro quotidianamente, anche purtroppo facile ai graffi, però diciamo, la penna merita di essere usata per quello che è, e quindi anche i graffi la renderanno unica e personale della storia di chi la porta. Almeno personalmente la vedo così. Ovviamente può essere montato un converter come questo, esistono due tipi, questo credo che sia lo Z70 o qualcosa del genere, non ricordo esattamente le sigle, però lo troverete con questa parte in rosso oppure con la parte nera, è diverso nella forma. Ha due sporgenze che si andranno ad incastrare all'interno di questi piccoli spazi per tenerlo più saldo,
Quindi il converter si può incastrare qui e rimanere fermo. Ed è una buona soluzione per chi volesse caricarlo con i moltissimi inchiostri presenti sul mercato della Lamy o di altre marche. E ovviamente ricordate di incastrarlo fra le fessurine più strette invece che fra quelle più larghe, il gioco è fatto. Ma per la nostra prova io vorrei provarla con la cartuccia dell'inchiostro turmalite. Quindi inserisco la cartuccia e premo affinché si separi si apra la cartuccia e l'andremo a provare con questo inchiostro. Per la nostra prova, ho preso un blocco di carta comune come quella che potremmo utilizzare quando andremo a utilizzare questa penna e questo è il pennino medio, quindi questa è l'Ami All Star Turmalite. Questo è il pennino estremamente scorrevole, estremamente precisa come la Lamy ci ha abituato sempre. Mi piace abbastanza secco il tratto, mi piace l'inchiostro, molto bello. E sì, è veramente un bel inchiostro, una bella tonalità, molto interessante. Credo che sarà una penna per uso quotidiano molto, molto bella, anche se è appunto impreziosita da questa, diciamo, particolarità di essere la penna del 2020. E direi che anche con questa Lamy All Star siamo giunti alla fine del video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non lo avete ancora fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa Lamy del 2020 e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!